E adesso andiamo a casa tua. Sì, parliamo del GSSI, che è il Gran Sasso Science Institute, un centro di ricerca inserito in una rete d'eccellenza internazionale che attrae tanti giovani ricercatori. È collocato nel cuore di un'area devastata dal terremoto, ma pronta a rinascere, il servizio di Camilla Nata. Due premi Nobel all'Aquila, Barry Berish e Carlo Rubbia. Una città che rinasce con la scienza. Il primo edificio storico interamente recuperato dopo il terremoto in tempi record. È un esempio di modello di ricostruzione post-terremoto. In soli 2 anni la riconsegna di questo primo lotto, dato incomodato a questo istituto di fama internazionale, proprio a significare che mettendo insieme le istituzioni, facendo sinergie, si possono ottenere delle cose di alta qualità. Oltretutto ricostruito non solo nella parte estetica, ma anche nella parte della sicurezza di chi lavora all'interno di questo edificio. Un modo per attrarre all'Aquila vere e proprie eccellenze. Guarda, ci troviamo forse il cervello di tutta questa piccola cittadella della scienza che si viene a creare all'Aquila. Un campus vero e proprio per giovani scienziati proprio all'Aquila e proprio dopo il sisma. Le domande per avere accesso a questo tipo di formazione sono tantissime. Allora come gestite la selezione? Allora ecco, se noi facessimo una fotografia della nozionistica, della preparazione, prenderemo probabilmente quasi tutti italiani. Invece il fatto di cercare di capire, anche in quelli che vengono da fuori, cercare di capire il talento dove sta, anche se la preparazione può non essere completa, è questo è quello che fa la differenza della nostra selezione, che ci permette di selezionare alla fine un numero di stranieri praticamente identico a quello degli italiani. Come me ci sono tipo la metà degli studenti si proviene dall'estero, quindi anche la lingua parlata di più è l'inglese e poi è anche molto interdisciplinare. Siamo qui nell'open space a studiare tutti insieme, fisici, matematici. Siamo tutti giovani sui 30 anni, molto volenterosi e in molti casi contenti di aver avuto la possibilità di tornare all'Aquila per lavorare. Noi in realtà stiamo facendo un grande lavoro per riattrarre talenti che erano all'estero. Siamo una continua fabbrica di progetti per poter attrarre soldi per i giovani, per poter comunque avere anche una carriera futura qui al GSSI.